Bene, buon pomeriggio, bentrovati, bentrovate, e grazie di essere numerosi anche oggi, nonostante la giornata un po' inclemente. E veramente mezzo minuto per introdurre la lettura di oggi, i luoghi delle opinioni, farmacie, caffè e altri spazi di sociabilità. Il professor Mario Infelise dell'Università di Venezia, che voi conoscete perché già negli ultimi anni ha partecipato spesso ai nostri corsi, a proporci una lettura e un'indagine su altri luoghi delle città. Se nell'intervento che vi avevo proposto la settimana scorsa emergeva, per così dire, una dimensione direttamente politica della funzione del popolo o dell'uso o della manipolazione del popolo, un tema del 400-500 ma che mi sembra attuale anche oggi, e le fonti che raccontano di questa presenza, di questo soggetto un po' vago da identificare, ci lasciano, come dire, il dubbio, sollecitano la nostra attenzione, ma non risolvono l'ambiguità tra questa tensione. Il popolo è un protagonista attivo o è un soggetto manipolato, o ci sono delle vie mediane per comprendere questa funzione? Oggi invece ci spostiamo in luoghi notissimi della città e frequentatissimi allora, farmacie e caffè soprattutto. È interessante che Mario Infelise, che frequenta un certo tipo di documentazione, sottolinei questa questione, il luogo delle opinioni, della circolazione delle notizie, dove le notizie si gonfiano o si trasformano, si allargano, e la sociabilità o la socialità, si usano questi due termini insomma in modo abbastanza così libero, e mentre io talvolta, io ho trovato anch'io, insomma, questi caffè sono dei luoghi molto spesso dove si raggruppano altri tipi di individui pericolosi, individui al limite, sono luoghi anche dove si manifestano delle tensioni, delle violenze. Appunto, come vi ho detto nella prima lezione, questi luoghi non sono degli spazi neutri, accolgono una molteplicità di azioni, di parole, e oggi sentiamo cosa Mario Infelise ci propone a questo proposito, che naturalmente ringrazio. I tempi sono sempre quelli, diciamo così, un tre quarti d'ora, 50 minuti, no Mario, come vuoi tu, ecco, fino alla mezza, e poi c'è il solito momento della interlocuzione, delle domande, delle questioni. Grazie dunque e buon ascolto. Ringrazio della presentazione, ormai sì, un po' di anni che facciamo quasi coppia fissa, ecco, per cui spero che non ci siano ripetizioni. Siamo come panda, diciamo. Allora, vorrei iniziare appunto fermo quello che è stato detto finora. Credo che appunto nell'introduzione che è stata fatta la settimana scorsa sia stato dato un quadro d'insieme della questione. Inizio con una puntualizzazione, con qualche spiegazione attorno al titolo che ho dato, ecco, e soprattutto su una questione. Ecco, i luoghi delle opinioni. Allora, gli spazi di sociabilità, i luoghi di incontro all'interno di una città sono infiniti. È chiaro che la piazza è, ad esempio, il luogo per eccellenza, il luogo di incontro, il luogo in cui gli scambi avvengono. Ecco, in questa occasione, ora, la piazza da questo punto di vista è un luogo centrale, poi in una città come Venezia la piazza ha un'infinità di funzioni, è il luogo del potere, è il luogo in cui le informazioni sul potere emergono, insomma, è un luogo, è un clou di questo
Ecco, non a caso l'immagine che è stata scelta per l'occasione è una delle tante immagini, una delle tante vedute della Piazza San Marco in una circostanza specifica che è quella di una festa. In questa circostanza volevo un po' spostarmi da questo spazio e andare magari in luoghi più chiusi, alla ricerca di un titolo, di un tipo di sociabilità un po' più diversa, magari più selezionata, di una sociabilità, come dire, medio-alta, di un pubblico che ragiona, discute, si incontra, ha modo di incontrarsi, ma magari spesso traendo spunto da un testo scritto. Ecco. Ed è in luoghi in cui appunto i confronti tra le opinioni cominciano ad essere uno degli elementi caratterizzanti. Ecco. E ne parlerò per un periodo di tempo, per un arco cronologico abbastanza ben definito, tra la fine del Cinquecento, ma soprattutto tra Seicento e fine Settecento. Ecco, concluderò la conferenza fermandovi attorno ai primi anni dell'Ottocento, che è un periodo da questo punto di vista abbastanza omogeneo. Emergono alcuni luoghi diventano importanti e questi luoghi diventano importanti punti di incontro. Sono luoghi in cui maturano le idee, in cui maturano le opinioni. Prima però di andare avanti, volevo puntualizzare sull'uso delle parole. Ecco, noi storici facciamo spesso uso di parole e magari non badiamo, cioè diciamo noi ci badiamo, ma molto spesso nel momento in cui le comunichiamo non sottolineiamo il fatto che le parole nel tempo cambiano significato. Ecco, determinate cose hanno, le stesse identiche parole hanno un senso in un'epoca, ne hanno un'altra, la parola rimane la stessa, ne hanno un'altra completamente trasformata a distanza di un certo periodo di tempo. E la parola opinione è una di queste, parole che nel corso del tempo tende ad assumere significati, sensi e valenze anche abbastanza diverse. L'epoca da cui parto, l'epoca a cavallo tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento, è un'epoca, come dire, per fare una battuta, in cui non si aveva una gran buona opinione delle opinioni. Insomma, ecco, l'opinione era un po' l'antitesi della verità. Ecco, le opinioni creavano dei problemi, ecco. Siamo in un'epoca in cui era giunta a maturazione tutta una serie di fenomeni che si erano già manifestati precedentemente, no? L'invenzione della stampa aveva incrementato la circolazione delle idee, la riforma protestante era stata una delle grandi conseguenze di questi fatti, eccetera. A fine Cinquecento si sa che le opinioni esistono, però le opinioni creano problemi e creano problemi anche di carattere politico. Vi faccio vedere un'immagine che è l'allegoria, in questa immagine tratta dal frontespizio di un'opera di un autore francese piuttosto noto in quell'epoca, Pierre Charron, che era un amico di Montaigne, siamo alla fine del Cinquecento, agli inizi del Seicento, che pubblica questo libro che si chiama De la Sagesse, della saggezza, della sapienza, che viene introdotto da un'immagine che dà l'allegoria della sapienza, della saggezza. Che cos'è la saggezza? Ecco, la saggezza, come la verità, è una donna nuda, trasparente, che non deve nascondere niente. Ecco, è la rappresentazione stessa della verità e la vedete in quell'immagine ferma, scultorea, che si riflette nello specchio. Ai piedi della sapienza ci sono tutte quelle cose che sono di ostacolo, ecco, che sono di ostacolo, ecco, e sono quelle quattro donne incatenate che vedete poco sotto.
appunto, ciascuna delle quali simboleggia gli ostacoli, alcuni degli ostacoli, e sono la superstizione, sono il sapere pedantesco, cioè un sapere non particolarmente, come dire, introiettato, e l'opinione. Ecco, l'opinione, lo vedete nell'ingrandimento che vedete a destra, è piuttosto interessante da questo punto di vista, perché l'opinione si sostiene sopra una è qualcosa di traballante, di non sicuro, di continuamente oscillante, perché è sostenuto da una folla di persone. Ecco, in questa epoca, quindi agli inizi del XVII secolo, l'opinione è un problema. Non si può intervenire con estrema violenza per contenerla, ma d'altra parte crea problemi di carattere politico. Potrei portare infinità di citazioni di grandi autori che definiscono il pericolo dell'opinione. Ecco, che è un pericolo tanto più crescente nel momento in cui l'opinione si manifesta in pubblico. Sottolineo, non è ancora l'opinione pubblica, ne parlerò alla fine della conferenza, è la manifestazione dell'opinione in pubblico. L'opinione in pubblico crea problemi al potere, e il potere non sa bene come regolarsi con queste manifestazioni. Pascal, grande filosofo francese di quest'epoca, dice che l'opinione è la regina del mondo. Ecco, e non esprimeva dicendolo, come dire, non esprimeva una valutazione positiva. No, vi leggo: l'opinione dispone di tutto, fa la bellezza, la giustizia, la felicità, che tutto il mondo, ma l'opinione è ingannevole. Ecco, l'opinione è l'antitesi, ecco, della verità. Un altro dei grandi personaggi di quest'epoca, in questo caso veneziano, Paolo Sarpi, dice l'opinione, sono le opinioni del mondo che conducono, che mettono in piedi gli eserciti armati. Quindi alle opinioni bisogna stare attenti. Questa è un po' la premessa di tutto questo discorso, poi cercherò di vedere come questa opinione sull'opinione tenderà a trasformarsi e a diventare altra cosa nel corso di questo periodo di tempo che prenderò in esame. Allora, da questo punto di vista, ecco, i luoghi dove le opinioni maturano, si confrontano, eccetera, assumono un notevole interesse, e le città, le grandi città europee dell'epoca sono i luoghi per eccellenza in cui gli scambi delle opinioni avvengono, e alcuni luoghi si caratterizzano proprio in questa stagione da questo punto di vista. Ecco, cercherò di vedere appunto nel proseguo, ecco, di questo mio intervento alcuni di questi luoghi. Che hanno caratteristiche un po' simili, un po' differenti, e l'esempio da questo punto di vista di Venezia è un esempio straordinariamente interessante, perché è una delle città principali, più vitali dell'Europa del tempo, e gli esempi veneziani ci fanno capire il fenomeno. Poi cercherò di vedere che cosa differenzia, in che cosa Venezia si differenzia e si distanzia da altre città dell'epoca. Allora, quali sono questi spazi? Ecco, dicevo appunto, sottolineo il fatto, spazi di sociabilità medio-alta, quindi spazi frequentate da figure che naturalmente sanno leggere, quindi non popolo, ecco, non è l'osteria, non è, è il luogo dove chi è alfabetizzato, chi ha una buona alfabetizzazione, si reca e discute, ecco. In alcuni casi sono luoghi abbastanza sorprendenti. Il primo da cui volevo partire era quello, sono le farmacie. Ecco,
se noi siamo abituati ad andare in farmacia per acquistare o per, in quell'epoca più per farsi preparare i medicinali, le farmacie avevano effettivamente questa funzione, però non avevano solo questa funzione. Ecco, vi faccio vedere, posso prendere diciamo come esempio, come spunto, la finta ammalata, un dramma di Goldoni del 1754, inizia con queste parole. Siamo nella bottega di uno speziale. Agapito, bottega di speziale, luogo. Agapito, sedendo e leggendo i foglietti, questi sono i personaggi che introduce, Tiburzio dietro al banco, il dottor Merlino e Tarquinio giocano a sbaraglino, non so cosa sia lo sbaraglino, non so come si giocasse, ecco, però ci sono alcuni elementi piuttosto interessanti. Agapito legge i foglietti, tornerò tra poco sui foglietti. Agapito dice, oh, chi avesse mai detto che l'imperatore della Cina avesse a sposare la figlia del re dei Mogol. Ha letto sui foglietti, ora i foglietti sono le gazzette, sono i giornali di informazione che potevano essere scritti, manoscritti o potevano essere stampati. Ecco, in farmacia si andava anche per leggere i foglietti. È un'abitudine costante, dura due secoli, tra 600 e 700, la farmacia è il luogo in cui si va anche a leggere i foglietti. Il farmacista procurava i fogli, o qualcuno si incaricava di procurare i fogli, e i fogli poi venivano commentati, discussi dalla folla, da gruppi, diciamo, di affezionati. La clientela tende a essere fissa. Ecco, Goldoni va avanti, traendo spunto da questa lettura di questa frase. Ora, naturalmente, probabilmente Goldoni esagera sul fatto che l'imperatore della Cina avesse deciso di sposare la figlia del re del Mogol, cioè del indiano, ecco, però ci dà la misura della questione. Ecco, in farmacia si legge. Ora abbiamo una notevole, ecco, nell'immagine, sempre tratta da una delle vignette dell'edizione di Goldoni, abbiamo un po' l'immagine della farmacia. Ecco, i luoghi erano particolarmente gradevoli, forse più gradevoli degli altri di cui parlerò. Alcuni esempi, peraltro, sono sopravvissuti, diverse di questa, a differenza degli altri locali, diverse di queste farmacie a Venezia esistono tuttora e in qualche caso hanno mantenuto gli arredi originali, come nel caso di Santa Fosca, a cui poi accennerò. Venezia era una città piena di farmacie, ce n'erano nel 1569-85, negli anni successivi, tra 600 e 700, ce n'erano circa un centinaio. Ce ne sono molte anche adesso, ecco, in rapporto alla popolazione, ma è anche in relazione a quello che era stato in passato. Alcune di queste farmacie si distinguevano per questa funzione. Una era quella che ho appena citato, appunto la farmacia di Santa Fosca, l'Ercole d'Oro di Santa Fosca, era uno dei luoghi, diciamo, abituali. Peraltro era gestita a metà 600 da questo farmacista che vedete, si chiamava Zanichelli, uomo di scienza, uomo di grande cultura farmaceutica, autore di molti libri, però il suo pubblico discuteva anche soprattutto di novità e di fatti politici. Altre farmacie dove l'incontro tra dove queste discussioni avvenivano erano la Croce di Malta, che esiste tuttora, sotto le procuratie ve ne erano diverse che adesso non esistono più, ma insomma tutta la città, diversi luoghi e spazi della città erano caratterizzati. La Testa d'Oro a Rialto era un'altra di queste. La Testa d'Oro della Testa d'Oro rimane solo l'insegna prima del ponte di Rialto, ma non c'è più la farmacia. Ecco, c'era la farmacia del Morione. Adesso vi leggerò alcuni esempi per darvi un po' un'idea di
questo pubblico e di come funzionava lo scambio di questo pubblico. Ora, il fatto che all'interno delle farmacie, che le farmacie fossero frequentate da un pubblico abbastanza vario, ecco, possiamo trovare patrizi veneziani, possiamo trovare avvocati, possiamo trovare cittadini, possiamo trovare mercanti di vario genere, figure, come dire, appartenenti a categorie sociali differenti. Un pubblico, peraltro, dicevo, alfabetizzato, altamente alfabetizzato, quindi abituato a leggere e abituato a discutere. Faceva sì che soprattutto nei periodi, in epoche politicamente, come dire, nei momenti di guerra, per esempio, quando rischia di scoppiare una guerra, le farmacie diventano un luogo di osservazione piuttosto interessante, diventano un luogo di osservazione interessante e importante anche per la politica, nel senso che lì si discute e gli inquisitori di Stato, che era la magistratura politica più rilevante della Repubblica di Venezia, inviava spie e informatori per cercare di avere un'idea sugli umori del pubblico. Ecco. Gli inquisitori di Stato, queste spie, redigevano rapporti informativi, molti di questi sono rimasti e da questi rapporti noi ci facciamo un'idea di che cosa succedeva. Un'epoca particolarmente, un'epoca di questo genere è stata quella verso gli anni 80 del 600, quando Venezia aveva da pochi anni perso l'isola di Candia nel 1669. Nel 1683 i turchi assediano Vienna ed è un momento di grandissima tensione europea. Immediatamente dopo si forma una lega tra Repubblica di Venezia, l'impero d'Austria e Polonia contro i turchi, da cui rimane fuori la Francia, si apre un conflitto anzi con la Francia e il momento dal punto di vista politico è un momento di fortissima tensione. Ecco. E le farmacie diventano uno dei luoghi di discussione di questo. Molte relazioni ci raccontano le discussioni anche furibonde che all'interno delle farmacie avvengono tra partiti, si formano partiti, si formano gruppi di interesse, chi è favorevole alla Francia, quindi a un non intervento, chi è favorevole invece agli accordi con l'imperatore, quindi a una ripresa dell'attività attiva politica veneziana anche in Dalmazia e in Grecia, come di fatto avverrà. Ecco, tutti questi temi vengono discussi da questi piccoli gruppi all'interno delle farmacie. Ecco, vi sono alcune anche narrazioni di carattere letterario piuttosto divertenti. Una è questa che vedete, di cui vedete il frontespizio, Il cane di Diogene, è un'opera terrificante, sono 7 volumi, 4.400 pagine, scritte da Fulvio Francesco Furoni, un frate francescano. Devo dire che è anche divertente, però non per 4.400 pagine, ecco, in cui racconta un po' la Venezia di quegli anni. Vi leggo alcune, non le 4.400 pagine, ecco, state tranquilli, vi leggo alcune citazioni. Dice, sono tutte scene che avvengono all'interno delle farmacie, in genere alla Croce di Malta o all'Ercole d'Oro. Ognuno la raccontava a suo genio, dice Frugoni, e quando il testo del novellista favellava in favor di quel foglio, serviva di bandiera spiegata per azzuffarsi al cimento. Si faceva una guerra sopra una guerra, si scaramucciava più con le lingue caracollanti che non avevano fatto i soldati con le spade affilate. Si acciuffavan talvolta e decidean coi pugni le pugne, con le ferite, le morti, con le contumelie e i campeggiamenti. Questo un po' per dire i grandi conflitti. In genere il pubblico era diviso tra i filo imperiali, filo austriaci e i filo francesi.
bianco. I filo francesi erano, come dire, neutrali, diremo adesso neutralisti, i filo imperiali erano più interventisti. Una spia che frequenta questi ambienti dice, appunto, racconta agli inquisitori di Stato che ogni farmacia aveva un suo pubblico abituale. Per esempio, alla Croce di Malta, a San Giorgio dei Greci, c'era un'assemblea, il capo di questa assemblea era il nobiluomo Lodovico Widmann. Allo Sturion, altra farmacia, a San Boldo, numerosi gentiluomini trattavano di broglio e di guerra. Alla farmacia di San Cassiano vi erano molti mercanti, preti e altri, e fanno circoli assettati e si discorre di tutto. Avevano persino costituito un consiglio con alcune banche e discorrono in segreto di tutte le circostanze. Ecco, cioè, quindi l'attenzione, badate bene che questo avviene sempre, continuamente, tutti i giorni, puntualmente. Ecco. Nella spezieria in fondamenta di San Marcilian, penso che fosse la Gatta, vi si forma una grossissima riduzione dei molti che molto parlano di queste gelose materie. Ecco. C'è un altro personaggio piuttosto interessante in questi anni che racconta queste cose, che si chiama Bartolomeo Dotti, che è un bresciano, il quale è nunzio e il rappresentante del territorio di Brescia a Venezia. Ne abbiamo parlato in un seminario all'Università di Padova pochi giorni fa. È una figura a suo modo pubblica che scrive delle satire, piuttosto cattive, ecco, che non è un caso che poi nel 1713 qualcuno lo ammazzi sul ponte di Sant'Angelo di notte mentre passava. Ecco, muore accoppato. Ecco. Questo Dotti scrive delle satire che sono molto divertenti, e una di queste è proprio sui novellisti e ci racconta un po' questo, questo ambiente. E ci racconta un po' con un linguaggio molto colorito questo. Vi leggo anche qui alcune veloci descrizioni dei personaggi che frequentano le farmacie. In bottega del sono tutte peraltro rime baciate. In bottega del Grappiglia vi si forma parlatorio, ogni nuova vi si striglia. Il Grappiglia era un farmacista. E poi descrive le varie categorie di personaggi. Quei che a parte dei segreti, san che falso, san che vero, la discussione sul falso e sul vero è sistematica e costante, per lo più sono frati e preti che ne sanno quanto uno zero. Ecco, erano appunto questi preti e frati ignorantoni di cervello rovescio e strambo a essere particolarmente presi di mira. Dei loro discorsi per la Francia o per l'Austria venivano sbeffeggiati senza ritegno tutti i toni e atteggiamenti. E allora vi era il Viotti, lo chiama così, che alza la voce con parole aspre e colleriche, mostrando lettere chimeriche, urla. Poi vi è il prete Mea, che si sforza a parlare toscano, ma si confonde e pronunciava agio e coraglio. Il prete Buranello, che avrebbe fatto meglio a parlare di bordello. Il prete dell'Abruzzo, che vorria morto ogni francese, al quale si contrapponeva il padre Grissi, che il contrario ha fatto in pugna. Poi vi è un altro religioso, che lui lo chiama l'illirico bestione, che doveva essere un dalmata, che era appena uscito di sagrestia e andava a spacciare filosofia nella bottega del Morion. Ecco. Tra questi personaggi vi erano anche aristocratici veneziani, patrizi veneziani, e con questo il signor di gran politica, erudito e pensoso, che dopo lungo meditare dice: creder non conviene, verità quel che si brama. Oppure il medico Teodori, che vestito alla moda parigina, soggetton che sputa tondo e che sol tende alle onori. Ecco, e va avanti per diverse pagine su questo tema. Ora, qui siamo di fronte a satira, ecco, questa è satira, però è una satira che ben descrive l'ambiente. Ho scelto qui di mostrare solo immagini veneziane, però scene di questo genere noi le troviamo anche in altre città italiane. Allora, i luoghi del genere erano diversi, ecco, non c'erano solo le farmacie, ce n'erano gli altri.
Un altro luogo in cui il tipo di discussione era un po' diverso, però insomma aveva caratteristiche simili, erano le librerie. Allora, le librerie sono in un luogo ben definito di Venezia, erano tutte tra San Bartolomeo, soprattutto San Salvador e lungo le Mercerie. Ecco. Si collocano lì tra 600 e 700, non tanto nel 500, ma soprattutto tra 600 e 700. Agli inizi del 700 ce n'erano circa 42 lungo il percorso lungo il percorso delle Mercerie, da Merceria San Salvador fino a Piazza San Marco. Ecco, quindi era una sfilza continua, librerie piccole e librerie grandi, alcune ben fornite, altre molto più ridotte. Avevano delle caratteristiche, diciamo, specifiche che colpivano, ecco, qui vediamo alcune immagini settecentesche, siamo sempre con Goldoni. Nell'immagine grande è un quadro della scuola di Longhi che era stato pubblicato da Molmenti nel 1627 e che faceva parte della collezione Brass, di cui però si è persa notizia. Ecco, e che raffigura, pare, ecco lo dico col beneficio di inventario, che raffigura Goldoni all'interno di una libreria veneziana. Nell'altra immagine a fianco abbiamo l'esterno tratta da una vignetta di opere di una delle opere di Goldoni, di una delle commedie di Goldoni. Ecco. Abbiamo pochissime immagini di librerie, quelle che vi faccio vedere sono tutte quelle che conosco. L'altra che mi pare molto bella è questa in alto, che non è in realtà, ad essere sinceri, quella in alto, che non è veneziana ma è veronese, la libreria Tumermani di Verona. Ecco, però, diciamo, dalle descrizioni che abbiamo, quelle veneziane dovevano, e anche quelle padovane, ecco, Verona-Padova. Ecco, viaggiatori stranieri rimanevano abbastanza colpiti dalle librerie veneziane, e Goethe soprattutto che lo racconta, sia il padre che il figlio. Il padre Johann Gaspar viene a Venezia nel 1740 e viene colpito, diciamo, dalla sociabilità delle librerie, e Johann Wolfgang viene a Venezia nel 1786 e dice quello che poi potete leggere nella diapositiva: questa specie di negozi in Italia hanno un aspetto tutto proprio, i libri sono rilegati ed esposti in giro e tutto il giorno vi si trova la società migliore, si vedono qua e là nelle sale ecclesiastici, artistici, aristocratici e quanti sono versati in letteratura, si chiede un libro, si spoglia, si legge e si conversa con chi capita. Qualcuno dice, non ho mai visto nessuno comprare, ecco. Si presume che comprassero, ecco, però sono dei luoghi, sono veramente dei veri e propri luoghi di sociabilità. Ecco, giusto per dare un'idea, ho trovato un'immagine di una libreria tedesca, che è quella piccolina in basso. Ecco, vedete un po' la differenza. L'unico elemento in comune è il cane. Ecco, c'è un cane in quella tedesca, c'è un cane in quella veronese. Ecco. Per il resto, ecco, vedete appunto un ambiente, come dire, gradevole, un ambiente frequentato, ecco, vediamo tra l'altro uomini e donne, vediamo volumi rilegati che si possono leggere, eccetera. Questa dimensione sociale della libreria è una dimensione parecchio interessante. Ecco. Agli inizi del 600 c'è un episodio abbastanza curioso e simpatico, arriva a Venezia nel 1607 Giambattista Marino, il grande poeta, che si muoveva a quell'epoca un po' come una rock star. Ecco, e cosa fa? Non conosce nessuno a Venezia, e allora e voleva conoscere tra l'altro il poeta Guido Casoni, che era un poeta marinista, suo seguace, con cui aveva rapporti, dice come faccio a conoscere, dove vado, eccetera. Gli dico, vai in quella libreria dove troverai certamente Casoni. E viene raccontato questo incontro, Marino passa per le Mercerie, gli indicano, guarda che Casoni sta in quella libreria lì, lui entra dentro, si presenta, non dice altro, declama un suo sonetto e se ne va, ecco, dopo un grande applauso.
Ecco, questo un po' per darci l'idea, diciamo, di questo mondo e di questa realtà. Dimmi tu i tempi perché non... ecco. Allora, anche qua, vedete, appunto, ecco, è chiaro che di cosa si parla nelle librerie. Ecco, qui il tema novità, informazione è meno pressante, è più facile discutere dei temi suggeriti dai libri, ecco, piuttosto che dalla informazione corrente. Ecco. Sull'informazione corrente, invece, si parla in un altro luogo, che diventa importante, che diventa, ecco, che è quello del caffè. Ecco. Mentre appunto librerie e farmacie ci sono prima e ci sono dopo, il caffè si diffondono in Europa, il caffè come bevanda nel corso del Seicento e il caffè come luogo di ritrovo nella seconda metà del Seicento, insomma verso la fine del Seicento, e la fortuna del caffè come luogo sostituisce altre, per esempio a Venezia il caffè sostituisce le botteghe d'acqua vite, che era un altro luogo di ritrovo precedente, ecco. E la fortuna però è molto rapida, ecco. Agli inizi e nel corso del Settecento ci sono un centinaio di caffè a Venezia, la concentrazione massima era in piazza San Marco, ecco, ma sono realmente, veramente tantissimi. Allora, che cosa si faceva al caffè? Ora, i caffè sono stati, ecco, anche qua è interessante il confronto con quello che succede in altre città. Ecco, negli ultimi anni si è molto discusso su chi frequentava i caffè. Anche qua abbiamo un pubblico così abbastanza, non dico interclassista, ma vario. Ecco. E uno dei problemi che ha abbastanza interessato chi se ne è occupato è se le donne frequentassero i caffè, ecco, se fosse frequentato il caffè. Dal momento che, per esempio, in Inghilterra le donne non frequentavano i caffè. Ecco. Pare che neppure in Francia le donne non frequentassero i caffè. A Venezia invece le donne frequentavano i caffè, anzi finiscono poi col costituire un problema, tanto che nel 1766 c'è un tentativo di limitare. Ecco, non viene visto con estremo favore questa facilità con cui la donna entrava nel caffè, addirittura 10 anni dopo, nel 1773, queste cose sono state studiate recentemente da Tiziana Plebani e da Filippo Paladini, viene proibito l'ingresso. In realtà viene proibito come spesso si proibiva a Venezia, cioè da una parte si proibisce, da un'altra parte si concedono delle scappatoie, cioè si impedisce alle donne di entrare dalla porta principale. Però ci sono un'infinità di domande di caffettieri, mi dice, ma come fa? Se non possono entrare donne non viene più nessuno. Ecco, c'è un'intera busta in archivio di Stato con tutte queste lamentele dei caffettieri che dicono, vabbè, allora vi concediamo di aprire delle porte, delle altre porte da cui possono entrare le donne ed entrare all'interno, eccetera, insomma, ecco. Per cui c'è un periodo, nel 1777, di grandissimi lavori, soprattutto appunto in mercedia, eccetera, per costruire queste uscite laterali che consentissero alle donne di poter entrare. Ecco. Però questo diverso rapporto appunto rispetto a quello che succedeva a Londra o a Parigi è piuttosto interessante. Pare che in Francia, che a Parigi, la frequenza da parte delle donne nei caffè fosse diventata abituale soltanto in epoca rivoluzionaria, alla fine del Settecento. Allora, che cosa si fa al caffè? Cioè, al caffè si fanno molte cose, ecco, però il rapporto tra il caffè e l'informazione è un rapporto fondamentale. Ecco, non è forse un caso che il più importante periodico illuminista italiano dell'epoca,
milanese in questo caso, si intitolasse Il caffè, quello dei fratelli Verri. Il caffè è un luogo di ritrovo, è un luogo, ecco il Florian per esempio, è il luogo di ritrovo di chi, molto spesso di chi scrive le gazzette. Vi faccio vedere un'immagine, ecco, ah no, beh, questo è sì, l'immagine della bottega del caffè, ma sono immagini stranote, ecco, non ce ne sono moltissime altre a dire il vero, però queste sono... questa è la che vedete, la Gazzetta Veneta, una delle gazzette di Gaspar Gozzi, pubblicata tra il 1760 e il 1761. Nell'ultima pagina dice vendesi la presente gazzetta, eccetera, dove si vede, ecco, le notizie vanno portate a San Marco nella bottega del caffè di Florian. Ecco, cioè, il Florian serviva, era utilizzato come luogo anche dove portare gli annunci, se voglio pubblicare un annuncio bisogna portarlo a Florian. Ecco. Quindi questo rapporto tra l'informazione e la gazzetta diventa un rapporto abbastanza centrale. Ecco, qui siamo nella seconda metà del Settecento, quindi in un'epoca abbastanza diversa da quella che abbiamo, in cui le cose stanno già cambiando abbastanza significativamente. Ecco, questo rapporto tra i fogli stampati e il caffè diventa, ecco, e questo è anche un elemento su cui tornerò alla fine, che ci fa capire abbastanza bene le differenze che poi ci sono tra Venezia e gli altri grandi centri. Però prima di andare alla parte conclusiva, volevo farvi vedere altri due o tre luoghi possibili, diciamo, incontri di socialità. Ecco. Nel corso del Settecento, non dico che sono moltissimi, però ci sono anche delle accademie, che sono luoghi privati, ecco, sono riunioni di privati che si dotano di biblioteche, dove si viene accolti per cooptazione, quindi non tutti possono entrare, che spesso sono legati ad attività imprenditoriali, ad attività editoriali. Uno di questi è questa, è la, vedete in alto, Pubblica Albrizziana, la biblioteca della Società Albrizziana, che stava in Calle dei Fabbri, non ho mai capito, sarei stato, cioè vedete, questa è un'immagine e questa è un'altra immagine della sede, è anche abbastanza pretenziosa complessivamente, ecco, siamo negli anni 40 e 50 del Cinquecento, ho un'altra stampa in cui si vede una finestra con una gondola che passa, e stava in Calle dei Fabbri, anni fa avevo cercato di capire, di individuare il posto, ma non sono mai riuscito a capire dove potesse essere. Ecco, sono anche questi luoghi di incontro, luoghi dove si discute, ecco, anche qua, non di novità correnti, ma di tendenzialmente di questioni e di progetti, editoriali. Ecco, poi questa impresa è fallita e ha mandato in rovina lo stesso editore Albrizzi. Allora, provo a tirare un po' le fila, diciamo, ad andare verso la conclusione, e tirare un po' le fila di questo discorso. Ecco, ero partito dagli inizi, dalla fine del Cinquecento, dagli inizi del Seicento, spiegando che cosa significava opinione, siamo arrivati alla fine del Settecento, quindi insomma sono passati due secoli, e nel frattempo molte cose sono cambiate. Allora, innanzitutto, nella seconda metà del Settecento il problema dell'opinione non era più quello della verità o del falso. Ecco, si dava per scontato, anzi, diciamo, le opinioni sono state in qualche modo rivalutate nel frattempo,
è nato, è sorto quello che viene definito, che un grande giurista napoletano Filangeri aveva definito il tribunale delle opinioni, il tribunale dell'opinione, quindi c'è una sorta di nobilitazione dell'opinione. Nel frattempo si assume come diritto il fatto che ciascuno abbia, sia o possa, debba essere libero di esprimere le proprie opinioni e che quindi le opinioni possano essere differenti. Naturalmente il fatto che ci siano delle opinioni differenti crea altri problemi ancora, ecco, come noi sappiamo. Ecco, quindi però viene meno quella contrapposizione di cui parlavo prima tra verità e opinione. Ecco, quindi la legittimità delle opinioni diverse tende a essere accettata. Nel corso degli anni 90 anche in Italia si diffondono altri luoghi di sociabilità in cui questo elemento diventa caratterizzante. Si diffondono i gabinetti, poi avranno una fortuna nel corso dell'Ottocento e arriveranno nel Novecento, sono i gabinetti di lettura. Sono società, come dire, luoghi in cui, anche questi molto gradevoli, molto piacevoli in cui stare, dove gruppi di persone pagano una quota associativa, si ritrovano, vengono acquistati i giornali locali e quelli stranieri, vengono acquistati i libri sempre su temi, come dire, d'attualità, che possono essere prestati, eccetera, sono luoghi di ritrovo, in cui si va, ci si ritrova, si conosce proprio i simili, eccetera. Ecco, il gabinetto di lettura tra la fine del Settecento e gli inizi del Novecento è un'istituzione di tutta l'Europa, come dire, borghese. Ecco. E iniziano a diffondersi negli anni 90 del Settecento, non tanto a Venezia, probabilmente perché a Venezia le librerie avevano anche questa funzione e luoghi come questi avevano questa funzione, ma per esempio ne abbiamo a Padova, ne abbiamo a Brescia nel corso degli anni 90. Ecco, diventano luoghi di aggregazione massonica, luoghi di ritrovo tra i massoni. Questo fa sì che poi diventino oggetto di estrema attenzione da parte delle polizie del tempo. Insomma, siamo in un'epoca in cui il clima politico, ovviamente dopo il 1789, lo scoppio della Rivoluzione francese e poi la guerra, eccetera, in cui tutto cambia e la tolleranza diventa anche molto meno. Verranno poi reistabiliti a partire dall'Ottocento. Ecco, a Venezia c'è un bellissimo gabinetto di lettura in piazza San Marco, il gabinetto Münster, in fondo dove c'era, in bocca di piazza sostanzialmente, ma l'Ateneo Veneto, qui dove noi ci troviamo, nel 1820, secondo quello che ha scritto Marina Niero, è un gabinetto, è anche, oltre a essere un'accademia, è anche un gabinetto di lettura. Allora, volevo un po', contestualizzare un po' la vicenda veneziana con quello che è avvenuto in questi specifici temi anche nel resto d'Europa. Ora, più o meno, se mi fossi dovuto occupare di queste cose per Berlino, per Parigi, per Londra, più o meno avrei trovato situazioni abbastanza simili. Ecco, Venezia è una delle grandi capitali del tempo e non ci sono grosse differenze. Ecco, questi fenomeni avvengono più o meno nelle medesime modalità di come si evolvono, nelle medesime modalità di quanto non succeda nell'Europa centro-occidentale. Ecco. Certo, però qualcosa nel frattempo è cambiato. Ecco. Se torno agli inizi del Seicento, Venezia ha le stesse dimensioni, più o meno le stesse dimensioni di Parigi e di Londra. 150.000 abitanti, più o meno, stanno lì, 150.000 abitanti stanno qua.
E 150 anni dopo, alla fine del Settecento, la situazione è completamente differente. Parigi e Londra sono sui 500-600 mila abitanti e Venezia ha sempre i suoi 140-150 mila, quindi non ha avuto, non è cresciuta. Ecco. Il fatto che non è cresciuta, da questo punto di vista, ha creato dei problemi. Ecco, prima accennavo ai gazzettieri, a quelli che producono informazioni, per loro è stato un dramma. E i gazzettieri settecenteschi veneziani nei loro caffè si pongono sempre il problema, hanno sempre problemi di sopravvivenza. Ecco. Perché pubblicano gazzette? Ecco, a Venezia esce più o meno un terzo dei giornali che escono in Italia nella seconda metà del Settecento, cioè è il luogo in cui escono più gazzette d'Italia. Ecco, ma molto di più di quanto non succeda, che so io, a Milano, Firenze, eccetera. Ecco. Però i gazzettieri vivono male, malissimo. Ecco, alcuni ci hanno lasciato, Gasparo Gozzi, per esempio, ci ha lasciato commoventi testimonianze della difficoltà di chi scrive. Perché scrivo, ma non vendo, o vendo poco. Un gazzettiere degli anni Ottanta, Antonio Piazza, dice, sì, certo, vendo poco, ecco, perché appunto... Ma perché a Parigi vendono tanto? Perché a Londra vendono tanto? Perché ci sono 500.000 persone, non 150.000. Ecco, perché se pubblico un giornale non vendo 1.000-1.500 copie, ne vendo 10-15.000. Ecco. E quello fa la differenza. Ecco. Questo qui non succede. Questo fa sì che ci sia un velocissimo turnover, la gente arriva, se ne va, eccetera. Cito sempre in questa occasione Giuseppe Compagnoni, non so se è noto Giuseppe Compagnoni. Giuseppe Compagnoni era l'autore delle Notizie del Mondo, grande gazzetta veneziana, e poi nel 1796 se ne va e va a insegnare diritto costituzionale a Ferrara e poi va a Reggio Emilia e inventa la bandiera italiana. Quello se ne è parlato anche negli scorsi giorni, perché è quello che ha suggerito i colori della... Ecco, però era stato gazzettiere fino a pochi mesi prima a Venezia, ecco. E allora queste dimensioni e questa situazione rende debole, ecco. Un altro gazzettiere dice, boh, proviamo a far sì che, diciamo, non rivolgiamoci solo al pubblico veneziano, ma al pubblico veneto, ecco. Però questo era un problema, un conto è diffondere una gazzetta all'interno di un ambito, di una città, di un'unica città, un conto invece avere a che fare con una regione, ecco, da qui a Verona ci volevano 3 giorni di viaggio, ecco. Ecco, quindi questo fa sì che tutte queste iniziative, tante, continue, ripetute, eccetera, siano sempre iniziative molto deboli, ecco. E questo ci dà un po' l'idea della debolezza intrinseca di Venezia in questa epoca, nel momento in cui la storia finisce. Questa storia finisce. Ecco, io mi fermerei qua. Ecco. Bene, grazie Mario per questa ricognizione così ampia e così anche ben condotta sul filo, no, della diffusione delle notizie e tante domande mi verrebbero in mente, ecco, però io me ne sono segnate anche tanto, però tante, ma non voglio prendere troppo spazio magari anche a voi che avete ascoltato, ma tra alcune che io ho segnalato e su quale si potrebbe discutere molto a lungo, noi ci diamo questi termini dell'oretta e un quarto in tutto, così, dell'oretta e venti, ma meriterebbe di starci sopra un po' di più, va bene. Ma allora, provo a rendere un po' chiari questi appunti che ho preso. Allora, le domande che mi sono sorte, e poi sentiamo anche le vostre. Bene, tutti questi citati, poi ce n'è uno assente che a me interessa, ma ve lo dico dopo se abbiamo un po' di tempo, sono dei luoghi in cui gli individui, abbiamo sentito,
uomini e donne, tra l'altro, e questo è un altro problema che meriterebbe un approfondimento, si incontrano. Abbiamo capito che le opinioni, anche in questa trasformazione, no? Da un'accezione negativa, classica, a un'accezione positiva, moderna, sono potenzialmente pericolose, perché ricordate quella famosa legge mai cancellata ma mai neanche attuata, che affermava che riunioni con più di 4 o 5 uomini fossero proibite. Allora, una cosa che a me salta sempre in mente quando leggo testimonianze, non lette molto meno di quanto ha fatto Mario Infelice, ma insomma testimonianze che riguardano quello che accade dentro questi luoghi, mi sorgono sempre delle questioni. Beh, innanzitutto, chi raccoglie queste testimonianze? Avete visto, sono dei luoghi che non sono enormi, non sono delle piazze d'armi, sono dei luoghi abbastanza limitati. E queste opinioni, nella stragrande maggioranza, proprio dal punto di vista quantitativo, ci sono trasmesse da spie, da informatori. Ma allora uno dice, ma se era così evidente la presenza di spie e informatori, che gioco si creava tra chi frequentava questi luoghi e questi informatori? Beh, sembra un gioco delle parti, perché è noto che da quando esiste il mondo, anzi da quando esiste la polizia, o delle forme di polizia e di informazione, la polizia e l'informazione esagera o inventa, no? delle tensioni, dei focolai. C'era una famosa battuta a Mosca del 1930 che diceva che i rapporti di polizia raccontavano quello che era stato scritto il giorno prima nella Pravda, per dire. Questo è abbastanza interessante, cioè la polizia non sempre dice delle cose così straordinariamente nuove. Allora, che gioco delle parti si instaura? Perché questi lo sapevano, non lo sapevano? Quanto allora veramente erano pericolose, quanto invece erano non pericolose? E questo è un tema molto, molto difficile anche a discernere, ma importante. Poi, quanto questi luoghi, tutti questi che abbiamo sentito, Mario, poi se vuoi dire così brevemente, insomma, no, erano rappresentativi di una specifica segmentazione della società. Cosa vuol dire in termini molto più semplici? C'erano delle spezierie o dei caffè o delle farmacie di serie A o di serie B o di serie C? E cioè frequentare questi posti, c'è il gusto del cioccolato, come sappiamo, del caffè, c'è anche, come accade, cioè io vado in una libreria ed è già un segno distintivo che io entri in una libreria e discuta con qualcuno che sta in questa libreria. Allora, entrare in questi luoghi, al di là degli atti, delle parole, di cosa si consuma, di cosa si usa, è un segno che in qualche modo dà un'identità a chi frequenta questi luoghi, oppure no, oppure sono dei luoghi aperti dove si circola, si dice tutto ciò che si vuole. E poi, se lo sapevo, forse mi prendevo anch'io un'oretta, ma abbiamo 4 cose. Una cosa che mi piacerebbe vedere come si intreccia con questi luoghi che abbiamo sentito, ma questo è un mio commento, non è una domanda, ma così aggiungo una piccola tessera a questa mappa dei luoghi della città, sono le osterie. Perché lì sembra, così da quel che si può leggere, che ecco, le osterie siano veramente, se mettiamo insieme tutti questi luoghi, quello un po' più nevralgico, quello un po' più borderline, quello frequentato da individui, da soggetti, potenzialmente questi sì pericolosi. Gli osti avevano dei compiti di polizia, e cioè devono tenere, mentre questi potrebbero essere forse dei luoghi indiretti anche di polizia o di controllo, mentre le osterie sono dei luoghi in cui chi arriva deve annotare il proprio nome e gli osti devono consegnare poi queste liste di nomi alle magistrature di controllo veneziane. Ed è un obbligo, pena la chiusura dell'osteria.
Allora, se voi volete trovare in quantità infinita le storie di questa società marginale che non fa opinione ma crea un mondo potenzialmente che disturba questa armonia, questa eleganza che abbiamo visto, dovete rivolgervi alle osterie. Proprio 2 ore fa ho trovato una vicenda di un'accusa che viene fatta nel 1791, quindi siamo già 2 anni dopo la Rivoluzione Francese, di un'accusa nei confronti di una giovane, si chiamava, non dicono il nome, molto interessante questo, a proposito di donne, ecco, la chiamano la Cornaretta perché era figlia di un importante membro della famiglia dei Corner. E questa Cornaretta, che aveva 14-15 anni, era una donna, una giovane, incredibilmente libera rispetto a quello, alle immagini che conosciamo della società dell'Ottocento e perfino del Novecento. Girava abbigliata in modo inopportuno ed era anche di costumi abbastanza facili. E si era trovata, gli piaceva vivere a questa giovane Cornaretta. E si trova e fa parte di una specie di ambiguo club che si trova in due osterie veneziane, che è frequentato da figuranti, cioè di attori di questi teatri, di ballerine e di, diciamo, mediatori di un certo tipo, dei giovani nobili veneziani. Allora, queste osterie, per così dire, che varrebbe la pena, lo dico solo, rubo proprio questi 5 minuti per aggiungere un altro piccolo tassello alla nostra geografia dei luoghi cittadini, per così dire, se quello che abbiamo sentito, se i luoghi che abbiamo evocato qui, che Mario ha raccontato così bene, possono in qualche modo descrivere un tentativo quasi di anobisman, di distinzione degli individui che le frequentano, anche se possono accadere delle cose magari disdicevoli, le osterie invece sono dei luoghi che rappresentano, mi sembra, così completiamo il quadro delle voci della città, un po' il dark side, diciamo, della vita sociale della città. E anche queste erano molto numerose, con dei nomi straordinari, ad esempio queste due, una si chiamava all'imperatrice di Russia, non so come mai le mettevano queste cose qua, ma insomma, ecco, volevo solo dire questo e mi sono permesso di fare anche un paio di osservazioni su voi rispondi, ma prima magari le raccogliamo un po' anche con voi, così Mario poi le sistema. Curiosità anche di notizie puntuali, prego. Cosa facciamo? Diamo il microfono? È lì, è una delle ultime file qui alla nostra sinistra. Complimenti, volevo chiederle come si inseriscono i salotti in tutto questo? Salotto. Penso a quello di Sara Coppio Sullam 1600. Qualcos'altro? Allora, mi scusi, così non fa tanta strada, ce n'è uno lì in fondo e poi diamo la parola a lei. No, dai, guarda, va bene, non importa. Buonasera. Volevo sapere se anche i ridotti possono essere considerati come luogo di aggregazione, di scambio di opinioni e di discussioni. Grazie. E poi lei, vero? Grazie. Solo una notazione semantica. Lei è partito puntualizzando il significato di opinione, che oggi ha un altro peso rispetto all'epoca, e con un passaggio quasi inosservato è arrivato a informazione, parlando poi delle gazzette, i gazzettieri, eccetera. E mi piacerebbe una piccola riflessione su questa divaricazione. Grazie. Ecco, qua c'è un'altra qui, così poi guarda qui. Le logge massoniche avevano questa funzione o era un pubblico troppo ristretto? Però era un pubblico variegato che andava dal patrizio all'ebreo, quindi o
mercante o lo straniero. Grazie. Grazie per questa domanda. Dunque, no, è abbastanza curioso, ecco, perché dunque. No, cioè tutte queste richieste, come dire, non so se forse non sono neanche chiarimenti, ecco. In realtà erano tutti problemi che mi ero posto. Avevo pensato anche di fare una serie di chiarimenti iniziali perché non mi occupo di ridotto, per esempio, perché non mi occupo di salotti, eccetera. Un po' perché il tempo era quello che è, ecco, e anche sulle cose di cui ho parlato ci sarebbe stato parecchio in più da dire. Ecco, la distinzione che ho cercato di fare è su quei luoghi di sociabilità medio-alta in cui la discussione parte, trae spunto da testi scritti. Ecco, quindi non tanto dal confronto tipo il salotto, tipo l'osteria, eccetera. È chiaro che anche qui c'è un processo di oralizzazione del testo scritto, perché lo spunto è la notizia scritta poi si trasforma in una narrazione orale che poi ha tutta una storia, una sua storia successiva. Ho cercato di eliminare questo e di fare in maniera occuparmi di uno spazio sociale che ha delle caratteristiche tutto sommato omogenee, anche se coloro che vi partecipano hanno provenienze molto diverse. Ecco, l'elemento che caratterizza è il fatto che tutti sanno leggere e scrivere, e che sanno leggere anche testi parecchio elaborati e ci sanno ragionare sopra. Ecco. E, per esempio, mi sarebbe piaciuto parlare, però l'ho scartato immediatamente, del teatro come luogo di ecco, e il teatro è uno spunto straordinario. Ecco, da questo punto di vista Venezia potrebbe dice tantissimo, cioè le vicende teatrali non lasciate solo in mano ai musicologi svelano un'infinità di questioni. Mi è capitato di occuparmi qualche anno fa di Monteverdi e dell'incoronazione di Poppea e ho trovato un mondo strepitoso dal punto di vista dell'informazione politica. Ecco. Però è qualcosa di diverso, ecco, lì avrei dovuto fare una premessa lunga 3 ore circa, ecco, che vi avrebbe steso e non avrebbe avuto pietà, ecco, da questo punto di vista. Ecco. Quindi il tema, un tema di questo genere, poi chiaro che appunto potrebbe essere affrontato da tutti i punti di vista che avete visto. Anche il ridotto è piuttosto interessante, però nel ridotto soprattutto si gioca. Ecco, l'elemento caratterizzante è il gioco. Poi è chiaro che è un luogo d'incontro. Ecco. I circoli massonici, le logge massoniche sono un luogo importante, ecco. I gabinetti letterari che ho citato nella parte finale molto spesso svelano in realtà una realtà massonica. Quello poteva essere, diciamo, avendo avuto un po' più tempo, poteva essere uno dei temi che rientravano in questo contesto. Ecco. Su un altro versante, andando in basso, quello delle osterie, invece lì siamo su un tipo di rapporto altrettanto interessante, però che pone altre questioni, perché lì siamo sul piano dell'oralità, siamo sul piano di un incontro, diciamo, di caratterizzazioni sociali anche profondamente differenti. Ecco. Guardate bene però che anche nell'ambito di cui ci siamo occupati ci sono forti distinzioni. Insomma, ecco. Però un elemento piuttosto interessante di questi luoghi di socialità è che la capacità di leggere e scrivere e di essere in grado di fare analisi è l'elemento, come dire, socialmente distintivo. Ecco, se io sono in grado di leggere e di discutere quello che leggo, entro. Ecco, in fin dei conti, ecco, gli esempi sono questi. Ecco.
Il tema osteria mi rimandava a un altro tema su classi popolari, eccetera, che meritava altre 4-5 ore di... No, c'è qualcuno che... No, ecco, quello però potrebbe essere un argomento, diciamo. Mentre questa volta facciamo le voci e i luoghi della città, facciamo un po' piani... Il mezzai piani alti, va bene? Per fare cose. Magari facciamo un altro incontro un altro anno e facciamo invece i piani bassi, le cabane, i gaglioffi, va bene, i marginali, facciamo così. Anche quello, poi troveremo comunque gli agganci anche con questo mondo, ecco, ben inteso, cioè perché nessuno di questi ambiti è un compartimento stagno, ecco, cioè i passaggi sono... Per il salotto vale esattamente lo stesso. Il salotto è più selettivo, bisogna esserci invitati, però appunto anche il salotto è un elemento. Non sono sicuro di aver capito bene la questione che lei mi poneva su opinione e informazione. Ecco, in realtà il problema che ci si pone verso la fine del Cinquecento, inizio del Seicento, su che cosa sono le opinioni, come le gestisco, cioè un problema che molti, nasce proprio dal fatto che la circolazione delle informazioni fuori controllo è difficilmente gestibile. Ecco, nel corso del Cinquecento... La riforma protestante era stato un po' uno degli esiti. I sistemi di controllo a metà Cinquecento avevano cercato di irregimentare questo tipo di società, ma aveva funzionato fino a un certo punto. Indici dei libri proibiti, eccetera, avevano certamente posto dei limiti a quello che si poteva dire, però le libere immaginazioni erano qualcosa d'altro. Quindi il problema del governo delle opinioni è un problema centrale. E il problema di come nasco, cioè Sarpi scrive per i fatti suoi un trattatello che è enigmatico, complesso, che dice come nascono le opinioni, perché nascono, ecco. E da qui poi nasce lo sviluppo, come fanno, le opinioni vanno educate, formate, eccetera, ecco, c'è tutta un'elaborazione, ecco, di come governare le opinioni. Ecco, però è un problema che non abbiamo risolto.